Nella tradizionale cornice del Polo Diocesano di Santa Chiara è stata inaugurata la 49esima edizione del Premio Sulmona, rassegna internazionale di arte contemporanea. Alla manifestazione organizzata dal Circolo d'Arte e Cultura Il Quadrivio erano presenti 170 artisti italiani e stranieri, con alcuni esordienti. Si riparte con la stessa voglia di fare bene per Sulmona, per la nostra città. E siamo ai limiti del 50° anno, quest'anno ci sono diverse novità che scopriremo nello scorrere della manifestazione. 170 partecipanti, molti stranieri, molti locali, la qualità è molto alta, mi sento di dirla, anche con i nostri critici, anche quello che ha detto Vittorio Sgarbi tra l'altro, quindi insomma un altro mattone per l'anno, piccolo mattone per la nostra, per creare una grande Sulmona. Per quanto riguarda le opere presentate, cosa possiamo dire nel merito? Nel merito possiamo dire che abbiamo di tutto, abbiamo pittura, scultura, installazioni e una novità, una di quelle che mi sento di spoilerare, è un concorso di fotografia nella fotografia. Premio Sulmona ormai giunto alla 49esima edizione, quindi siamo proprio alle soglie del mezzo secolo, dei 50 anni, si va sempre più affermando come un momento importante dell'attività culturale della nostra città e della nostra regione. Non è soltanto peraltro un prestigioso premio dedicato alle arti figurative, ma importanti sezioni dedicate alla cultura, alla critica e alla storia dell'arte, al giornalismo. Seguo il premio da tanti anni e devo dire con piacere immenso che dopo l'esperienza lunga del presidente mai dimenticato Pallozzi, con Raffaele Giannantonio stiamo facendo un ulteriore sforzo verso il nuovo, verso un prestigio internazionale che Sulmona merita. E lo seguo da tempo perché merita e avendo partecipato anche ad altri analoghi eventi in altre città, in altre regioni, devo dire che qui siamo a un livello molto molto alto. Alto perché la giuria è di alto profilo, alto perché i concorrenti, gli artisti sono di ottimo livello. Il premio Sulmona è un premio in costante crescita perché se lo merita, perché è un premio strutturato, un premio nel quale tutti sono coinvolti in maniera interessata e quindi questo lo fa crescere sempre di più. La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 15 ottobre.